Era nata nel 2016 come una delle quasi tante startup indiane che si occupava e occupa di mobilità elettrica. Parliamo di Ultraviolet, l'azienda indiana che adesso ha portato qui ad Eikona 2023 la sua prima creatura. In vendita da circa 6 mesi in India, arriva a Milano, arriva da ICMA, la F77, 3 versioni diverse, 3 allestimenti leggermente diversi l'uno dall'altro, ma di fatto la base, l'ossatura è sempre la stessa. Una moto elettrica, ovviamente, dal design che vi lascio ammirare senza la mia presenza ingombrante sulla sella, che si basa su un motore da 38,8 cavalli con 95 Nm di coppia. La velocità massima di questa moto è di 147, dichiarata quantomeno di 147 km all'ora, con un'accelerazione da 0 a 100 di ben 8 secondi. Appendici aerodinamiche, superfici molto lisce, singolo disco anteriore, forcellone come potete vedere, tutt'altro che disprezzabile per forme, per design, insomma a me piace tanto, e come vedete ovviamente è omologata anche per il passeggero. Ma vi faccio vedere l'interno della motocicletta. Questa è una F77 spogliata delle sue sovrastrutture. Qui abbiamo la batteria da 3,3 kW, si ricarica col boost in dotazione alla motocicletta da 0 a 100 in circa 3 ore. Il motore ovviamente è questo e abbiamo 3 mappe motore, via via più performanti e che ovviamente via via consumano sempre di più. L'autonomia dichiarata è di 307 km, poi ovviamente può variare in funzione di come viene utilizzata la motocicletta per la sua potenza e anche in relazione a tutte le altre condizioni. Il peso è di 207 kg, ovviamente non può essere né a secco né in ordine di marcia perché benzina qui non ce n'è. Ma la cosa interessante da notare è che questa moto, che sarà in vendita a partire dal secondo trimestre del 2024 in Italia, ha un prezzo variabile tra i 9.000 e gli 11.000 euro, deriva almeno in parte da un prototipo bellissimo dedicato soltanto alla pista, che è l'F99, che vi porto a vedere da questa parte, seguitemi. Questa è la F99, una moto dedicata esclusivamente alla pista. Non è destinata alla produzione di serie, ma è il laboratorio, se vogliamo, viaggiante per Ultraviolet, che porta le tecnologie che sono studiate per questo prototipo dedicato soltanto alla pista fino alla F77. E quelle prestazioni si fanno veramente molto molto interessanti, perché sono circa 3 secondi per arrivare a 100 km all'ora col motore che eroga 120 cavalli, e poi ovviamente con tutta una serie di dettagli pistaioli che potete soltanto immaginare e vedere in questo momento. Questa ovviamente, lo ripeto un'altra volta, non arriverà in Italia, ma è comunque, abbiamo modo di vedere, un bel esercizio di stile per la pista e anche di aggressività abbinata ad una motocicletta elettrica. Fatemi sapere quello che ne pensate qui sotto nei commenti.